Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Scusatemi un po' la voce, ma tengo una nasa tappata, è incredibile. Oggi si sono abbassate le temperature, io naturalmente senza giacchetto e mi sono preso già il raffreddore. Comunque iscriviti al canale, voglio, ve lo ripeto, iscriviti al canale, dobbiamo arrivare ai 4000 iscritti, dai, forza. Signori miei, qui c'è tanto da parlare, e tanto da discutere soprattutto. Sì, perché ragazzi, è incredibile come il giornalismo del nord, e parlo del Tutto Sport, della Gazzetta, stia facendo delle figure di merda incredibili in continuazione. Non è che dicevo, vabbè, sai, è capitato, ha fatto, no, voglio, questi ci stanno soffrendo, ci dovete soffrire alla grandissima, questo vi meritate, pagliacci del nord, perché questi sono pagliacci, non sono giornalisti, ragazzi. Insomma, di cosa sto parlando? Sto parlando delle prime pagine di oggi, ragazzi, sì, perché sono uscite le prime pagine, io ve le metterò in descrizione, anzi, nella community di YouTube, su Telegram già le abbiamo messe, quindi andate a vederle anche sul gruppo Telegram, perché sono in full HD, si vedono benissimo. Detto questo, ma quanto ci state soffrendo voi giornalisti del nord? Addirittura la Gazzetta su Twitter ieri, ragazzi, non era ancora finita la partita e ha fatto uscire il tweet Milan, il Napoli non ti molla. Poco dopo è arrivato il pareggio della Roma e hanno dovuto cancellare il tweet, ragazzi miei. Cioè, rendiamoci conto questi come stanno messi. Cioè, io non ho parole. Cioè, oggi la Gazzetta dello Sport apre con Milan, che diavolo fai? Mentre non si va ad elogiare il Napoli, che ha fatto una nuova fuga dal secondo posto, si è portato a più 7 nuovamente, era più 8, ma il Napoli si è portato a più 7 nuovamente, mentre 4 giorni fa si parlava di campionato riaperto. Ora no, si parla di un Milan che non si è ritrovato, che ha pareggiato in 7 minuti. Si parla soprattutto della Juventus che deve venire a Napoli e per loro vince, perché è matematico che Allegri debba vincere a Napoli per forza. Però aiù, non si parla della prestazione del Napoli di ieri. Non si parla, non su nessun giornale. Cioè, è allucinante. Ci dovete soffrire in silenzio. Cioè, io non ho parole, aiù. Quanto ci soffrite? Pensavate in un altro passo falso del Napoli, invece no, ve lo siete presi nelle pacche. Ma così deve finire sempre così, che dovete prendere sempre nelle pacche. E io voglio vedere se il Napoli vince contro la Juventus venerdì, voglio vedere se fate una prima pagina. Sono curioso, voglio vedere se fate una prima pagina, se eventualmente il Napoli va più 10 dalla Juventus. Voglio vedere voi cosa dite. Perché se il Napoli va più 10 sulla Juventus, significa che tu puoi perdere 3 partite e pareggiarne una, e c'è lo scontro diretto a favore. Voglio vedere cosa vi inventate. Cosa mi inventate? Cioè, io non ho più parole. Cioè, il Napoli vince e non lo cagano. Il Napoli perde, perché il Napoli perse con l'Inter. Ah, 8.000 titoloni sul Napoli perdente contro l'Inter a Milano. E oggi, invece che il Napoli al primo posto, ha riallungato sul Milan, nessuno si caga il Napoli. Cioè, ma come state soffrendo? Come ci soffrite? Siete una cosa vergognosa, cari giornalisti del nord. Siete una cosa vergognosa. Vergognosa veramente. Cioè, io non ho parole. Insomma, il Milan pareggia, pur dominando la partita, però pareggia, perché? Perché sono superficiali, perché loro credevano di aver già portato a casa i 3 punti, ma ben vista, io l'ho detto, l'unica cosa di cui mi preoccupa la partita di Napoli-Juventus è proprio il Napoli, non la Juventus, è il Napoli, voglio. Però se il Napoli ritrova il ritmo di gioco, come abbiamo già visto a Genova contro la Samp ieri, perché il Napoli bene o male ha fatto vedere sprazzi del vero Napoli, li ha fatti vedere ieri, ragazzi, ed è stato qualcosa di allucinante, perché voglio, quegli sprazzi di vero Napoli sono stati allucinanti, non diciamoci stronzate, ecco. E quindi voglio, sta tutto a noi, il Napoli è padrone del suo destino, come lo fu il Milan l'anno scorso.
Quindi questo giornalismo del nord che va contro il Napoli, non si sa per quale motivo, ma vi rode che il Napoli sia primo in classifica, che il Napoli abbia rivinto, no? Che abbia rivinto contro la Samp, perché a detta di molti la Samp ci doveva devastare perché aveva vinto contro il Sassuolo, erano ritornati, era un'altra Sampdoria. Ci dovete soffrire in silenzio, zitti e muti, soffriteci in silenzio, fatemi questo piacere, soffriteci in silenzio, state zitti, non rompete più i coglioni, perché poi cadete sempre di più nel ridicolo. Sì, cadete nel ridicolo. Noi siamo al primo posto, a più 7, però sembra che quelle altre siano a meno 1. Siete ridicoli, ridicoli. Ci vediamo più tardi, ragazzi, con il post partita, perché Luciano Spalletti, ne ha dette di tutti i colori ai giornalisti. Come godo, come godo.